In questa bellissima intervista di Flash Mob su Musica a Fette, a un certo punto Alessandro dice una cosa che vi lascio sentire direttamente dalle sue parole. Quanto è difficile oggi vivere con la musica, secondo te? Per me è facile. Mi spiace dover rispondere così, ma è la verità. Sono in ballo però da... Questa vicenda la rubo direttamente dall'università. Professore è lo stesso che usava il termine pistolotto. È presente il genio della matematica? Ce l'abbiamo avuto tutti un amico così. La prof dava il problema da fare per casa, te che magari ci tenevi, non uscivi fino a che non avevi fatto il problema, provavi una strada, ne provavi un'altra ancora, veniva fuori sempre cifre assurde. Morale della favola, ci passavi tutto il pomeriggio. Il giorno dopo, a consegnare i compiti, chiedi al tuo amico, il famoso genio della matematica, e lui ti risponde: ma no, era facile, bastava fare così. E a lui alle tre era magari già al bar o ai giardinetti. Il punto è, quel problema è facile o è difficile? È facile se sai come farlo. Questa risposta può sembrare banale, in realtà si adatta a tutto, perché i concetti di facile o difficile non hanno molto senso, sono completamente relativi. Non esiste un'università più facile o più difficile, non esiste un lavoro più facile o più difficile, non esiste un percorso più facile o più difficile. Tornando a noi DJ, quello che facciamo può essere facile per qualcuno e difficile per un altro, ma soffermarsi su questo non ha veramente senso, perché ciò che è facile per qualcuno non lo è per altri, e lo stesso ciò che è difficile per qualcuno non lo è per altri. Se pensi agli informatici che parlano un linguaggio tutto suo, oppure agli scienziati, ai fisici, certe nozioni per loro sono facili. In realtà sembra di parlare un'altra lingua, così anche come le lingue stesse. Se come molti di voi dicono: ah, è facile perché quello era il figlio di, il nipote di, il cugino di Tiesto, il nipote del direttore, del CEO, eccetera. In realtà, facile o difficile non incide minimamente sui risultati. Non serve a niente stabilirlo. Quello che ci fa capire Flash Mob nella sua intervista è che per lui oggi è facile vivere di musica. In realtà non lo è stato sempre. È passato per sangue, sudore e lacrime e in un lungo periodo prima di riuscire ad affermarsi, prima di creare un sistema dove c'è un'etichetta, un booking per eventi importanti, un podcast radio, creando così un sistema dove tutto si alimenta e risulta facile poi generare degli introiti e quindi vivere di musica. Il punto è questo: evitiamo di parlare di facile o difficile, non giudicare gli altri, ma pensa a te stesso, pensa ai risultati che puoi ottenere. E se qualcosa per te è facile, puoi alzare il livello ed andare ancora avanti fino a che non incontri difficoltà. Se qualcosa è difficile, hai due strade: o lasciar perdere, oppure dedicartici, impegnartici, fino a che anche quello che per te un tempo era difficile diventa facile, fino al prossimo ostacolo. Per seguire anche i prossimi pistolotti, iscriviti al canale YouTube di DJ Nejo, alla pagina Facebook e alla prossima!